L'ingegneria agraria è un settore disciplinare molto ampio che comprende le tecnologie di campo, cioè i trattori, le macchine per la lavorazione della terra, la semina, il trapianto, e arriva fino alle macchine per la raccolta. Il MacFruit si occupa di una parte successiva, diciamo, alla raccolta, che è la valorizzazione qualitativa dei frutti per quanto riguarda soprattutto la selezione e parzialmente la conservazione. In questo ambito, come ingegneria agraria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ci stiamo occupando al fine di avere la possibilità di gestire tutta la filiera agricola dal momento della raccolta fino al prodotto qualitativamente migliore sulla tavola del consumatore. In ogni fase ci sono importanti tecnologie, sia meccaniche che elettroniche, informatiche, che possono essere ulteriormente studiate e approfondite. Ecco, com'è cambiato anche il suo di mestiere nel tempo? Immagino che con l'evoluzione anche dei mezzi si sia stata anche un po' un'evoluzione. In che direzione andiamo? Allora, l'evoluzione è stata molto potente. Negli anni, a cavallo tra gli anni 60 e 80, c'è stata l'evoluzione della meccanica. Attualmente la maggioranza delle operazioni in agricoltura è fatta con le macchine. Nessuno pensa più di andare a raccogliere il grano a mano, per esempio, con aumenti incredibili di produttività e anche di qualità. Successivamente, con l'introduzione dell'elettronica e dell'informatica, c'è stata e c'è tuttora una rivoluzione cosiddetta dell'agricoltura digitale. Non sempre ce ne rendiamo conto, ma basta guardare, per esempio, sulle confezioni codice a barre, gli aspetti legati alla tracciabilità dei prodotti. Ed è tutto sono sistemi, dietro a queste informazioni ci sono sistemi informatici, elettronici, che consentono da un lato di avere una maggiore garanzia e certezza del prodotto e dall'altra anche di garantire una maggiore qualità sulla tavola del consumatore.